In occasione dei 35 anni dalla fondazione del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanza Attiva, abbiamo deciso di lanciare una grande campagna nazionale di sensibilizzazione, informazione e mobilitazione. Sono malato anch'io, la mia salute è un bene di tutti. È una grande campagna rivolta ai cittadini, ma è anche una grande campagna di attenzione al territorio rispetto ai diritti del malato, alla loro importanza, al fatto che debbono essere conosciuti e debbono essere pretesi nel loro rispetto, ma anche sull'importanza del servizio sanitario pubblico, su quanto sia importante per vedere garantiti questi diritti. Quando abbiamo pensato di avviare questo programma che abbiamo chiamato Tour dei diritti, perché ci siamo accorti che il diritto maggiormente messo sotto minaccia in questo momento è proprio il diritto all'accesso, e non soltanto inteso come accesso a specifiche prestazioni sanitarie, anche ovviamente il tema delle liste d'attesa lo dimostra, ma proprio il diritto all'accesso al sistema di salute del nostro paese nel suo complesso. È una sfida per quanto ci riguarda che vedrà impegnata tutta la nostra organizzazione, perché dobbiamo garantire che i cittadini siano di serie A ovunque vivano in questo paese. Il diritto per esempio dell'anziano a non essere ricoverato su richiesta dei propri parenti, il diritto del bambino al gioco, il diritto del cittadino malato a vivere all'interno dell'ospedale i tempi medi della vita civile e tanti altri diritti ancora, 33 diritti. Noi abbiamo pensato di realizzare questo tour su tutto il territorio nazionale perché avevamo l'esigenza di capire quali erano le criticità proprie di ciascun territorio e di chiamare a raccolta su questo i cittadini di quel territorio. Ogni tappa si articola in due momenti importanti, un momento di approfondimento e dibattito su tematiche particolarmente importanti su quel territorio, con le istituzioni, con tutti gli stakeholder e aperte ovviamente alla cittadinanza. E poi c'è un momento di piazza dove la nostra organizzazione incontra i cittadini, li aiuta nelle problematiche che incontrano ogni giorno, quindi fa tutela come la facciamo ogni giorno nelle strutture ospedaliere, ma la particolarità è uscire fuori dalle strutture e incontrare i cittadini, far capire loro quello che facciamo, cosa rappresentiamo, in che cosa possiamo essergli di aiuto, sensibilizzarli al tema dei diritti, al fatto che esistono e che è giusto che li pretendano. Pollice verde. Stiamo dando informazioni su come tutelare il nostro servizio sanitario pubblico e rilanciarlo, a partire dai propri comportamenti, quindi mantenersi in salute ma anche conoscere i servizi e utilizzarli bene. Stiamo dando informazioni su delle battaglie che abbiamo fatto, che abbiamo condotto e che hanno portato dei risultati, come per esempio la legge 38 del 2010 che ci difende dal dolore inutile per farla conoscere e farla rispettare. Stiamo anche raccogliendo informazioni sulla loro esperienza con i medici di famiglia, che sono un anello molto importante dell'assistenza e per i quali dobbiamo avere delle evidenze per riprogettare e innovare il nostro servizio sanitario nazionale. Per far sì che i servizi che vengono forniti dall'ospedale siano confacenti ai bisogni reali dei cittadini.
molto bello parlare con loro, è molto bello incontrarli. Alcuni non vedevano l'ora di poterci raccontare della loro esperienza, cercavano ascolto e l'hanno trovato. E addirittura alcuni ci chiedono informazioni su come possono essere al nostro fianco, che era il nostro secondo obiettivo, quello di essere di più, quelli di poter contare di più e poterci allargare sul territorio, perché i cittadini attivi sono, come dico io, un po' ingombranti, si prendono lo spazio. Occasione preziosa per portare in giro l'importanza e l'utilità dell'associazione e della missione che svolge il TDM a favore dei cittadini e nella circostanza poco piacevole quando sei in ospedale per motivi di salute. Si consegna alle generazioni future qualcosa di utile, qualcosa di migliore, qualcosa di che venga incontro alle esigenze del cittadino debole, quando è malato, quando è bambino, quando è adulto e soprattutto quando si tratta di anziani. Credo che sia importante questa iniziativa che è stata presentata anche a Varese di affrontare il tema della prevenzione e di incontrare soprattutto la nostra gente per spiegare quali sono i rischi che si corrono assumendo dei comportamenti di vita sbagliati e quali invece possono essere i grandi vantaggi per sé ma per tutta la collettività. Si tenga alta l'attenzione sul fatto che nulla è per sempre e quindi proprio per avere la garanzia che questo servizio sia per tutti, prescinda dal censo, sia per chi ha bisogno, a prescindere dalle sue condizioni di carattere economico, penso che sia un elemento di fondamentalità, tra l'altro per me è anche un'occasione di imparare molto rispetto ai quesiti che vengono posti, le considerazioni che vengono fatte. Se il sistema sanitario nazionale, questo servizio a cui noi tutti siamo molto affezionati, è stato risultato sostenibile sino ad oggi e se si è migliorato in questi anni, una parte cospicua del merito va proprio al Tribunale, di cui oggi celebriamo il 35enne con l'auspicio che i prossimi 35 anni possano essere altrettanto efficaci. Un viaggio straordinario, un viaggio di 35 anni, un viaggio dove i cittadini si sono messi a fianco di chi aveva bisogno di cure, di attenzione, a volte anche semplicemente di parole, di sostegno umano. Oggi questo viaggio deve continuare perché nonostante il nostro paese sia l'unico paese che abbia un articolo della Costituzione che sostiene che le cure devono essere garantite a tutte le persone, non solo ai cittadini, ma a tutte le persone, bene, ancora oggi ci sono persone che possono avere delle cure e dei farmaci che non sono disponibili per altri.